I 10 passi, piccolo breviario sulla legalità. Apro una piccola parentesi. Il Movimento 5 Stelle, di cui io faccio parte, sono membro, ha iniziato questo ciclo di incontri sulle mafie. Bene, ora giustamente vi chiederete, ma come mai parliamo di mafia a Spezia? Come mai, visto che ci sono problemi più importanti come il lavoro? Purtroppo ci siamo resi conto che è diventato un problema molto attuale anche qui da noi. Vedasi quello che è successo molto vicino a noi, a Rio Maggiore, con un sistema che tra di loro si definivano la cricca, cioè dove c'era un capo che era il faraone, che ci evoca personaggi come Sandokan, nomi di fantasia che si danno camorristi, mafiosi o cose del genere. Cosa ancora più vicina che è venuta alle nostre orecchie è che sta arrivando Era Spezia per salvare, come tutti sappiamo, Acam, che ha 350 milioni di euro di debiti. Benissimo, voi direte: cosa c'entra Era con la Camorra? Purtroppo c'entra. Chi ci viene a salvare? Questa multi-utilities di Bologna, che ci dovrebbe venire a salvare dal nostro debito, non, diciamo che non gli dispiace fare affari con camorristi legati alla clan camorristi legati alla famiglia Cosentino. E quindi, proprio per questi motivi, abbiamo deciso di inaugurare questo ciclo di incontri dove riandremo un po' a trattare questo problema che a noi ci sembra molto attuale. Con questo do inizio alla presentazione del libro. Ah, scusate. Il libro è scritto da Flavio e da un giudice di Palermo. È scritto a due mani, Mario Conte. Flavio, come tutti sapete, credo, comunque ve lo presento, è la voce italiana del basket in Italia. Nella sua biografia qui dice che è l'uomo che per 30 anni ha seguito tutti gli avvenimenti a livello cestistico, cioè non a livello cestistico, che parlavano di basket in tutta Italia. E il giudice Mario Conte, invece, il coautore del libro, è un giudice per l'udienza preliminare al Tribunale di Palermo, che è la sua città di origine. Adesso presenteremo il libro. Intanto Flavio, una domanda subito, sarà anche retorica, ma cosa ti ha spinto a scrivere questo libro? Cioè, cosa ti ha spinto a parlare di mafia? Un uomo di basket che apparentemente non si potrebbe interessare di tutt'altro, magari. Buonasera, grazie. Grazie. Intanto la prima risposta che mi viene è per poter venire alla Spezia, dove sono venuto solo non so quanti anni fa, ma tanti, ad arbitrare una partita di pallacanestro e poter parlare con persone della Spezia di temi che mi interessano, ovviamente, ma non solo perché mi interessano come interesse speculativo o interesse a livello bibliografico, ma mi interessano perché mi riguardano, ci riguardano, vi riguardano, riguardano tutto il paese. Alla fine lasciamo perdere la mia persona, io faccio il giornalista sportivo, che è, come soprattutto per quelle che sono state le mie passioni, è il detto americano: essere un bambino in un negozio delle caramelle. In più le caramelle non solo sono gratis, ma anche mi pagano per vederle, le partite di pallacanestro. Quindi potrei benissimo rimanere nel mio ambito. Ma anche Mario Conte alla fine fa il giudice a Palermo, è giudice dell'udienza preliminare, il giudice dell'udienza preliminare si trova, come è successo, ne parliamo nel libro, magari a definire dei processi di mafia, ma certo non è quello che si definisce normalmente un giudice in prima linea nella lotta contro la mafia. Nessuno farebbe o farà questa domanda a lui, ma sono sicuro che immediatamente scatta la domanda: ha la scorta o non ha la scorta? No, non ha la scorta. Quindi anche lui, non solo io che faccio un'altra cosa, ma anche lui potrebbe tutto sommato non essere tenuto a scrivere un libro del genere. E invece credo che quello che possiamo fare noi,
lui più di me naturalmente, lui più direttamente di me, ma quello che possiamo fare noi tutti è provare a prendere coscienza del problema, farci un'idea sul problema e cercare di capire quello che io personalmente ho provato faticosamente e lentamente a capire come shock dalle stragi del 92 e soprattutto dall'aver capito che nel 92, quando avevo 30 anni, non 10 anni o 20 anni, 30 anni, ho appreso quelle notizie e le cose che ho pensato sono assolutamente non commisurate rispetto a quello che era successo. Io ho pensato, bah, hanno ucciso dei giudici, è successo lì, non cambierà mai, chissà, comunque sono fatti tra i giudici e la mafia, no, non sono fatti tra i giudici e la mafia, non sono fatti che riguardano Palermo, non sono fatti che riguardano un'isola, non sono fatti che riguardano 10 persone o 100 o 1000 da una parte e 10 o 100 o 1000 dall'altra, sono fatti che riguardano il paese. Non so se confusamente ho risposto alla domanda, ma ci ho provato. Appunto, come sei entrato in contatto con questo magistrato che è ovviamente il tuo coautore del libro? Sono entrato in contatto tramite lo sport, ritengo che lo sport sia una delle più classiche passioni che permettono alle persone di entrare in contatto, di socializzare, sarebbe meglio socializzare e non magari fare a botte come ogni tanto succede in questo paese, però al di là di, degli estremi e degli eccessi è un formidabile terreno di conoscere persone, sviluppare amicizie. Mario Conte è un magistrato, ma anche lui è stato un arbitro di pallacanestro nel suo passato, un appassionato di pallacanestro, solo che poi ha preso la strada della magistratura. Io sono un appassionato di pallacanestro che ha preso la strada della pallacanestro e Mario è l'anima della Nazionale Magistrati di Palermo che ogni anno gioca il 23 maggio per ricordare la strage di Capaci, una partita di pallacanestro. Io sono stato invitato, ho avuto la possibilità di conoscere lui, di conoscere altri magistrati di Palermo ancora più in prima linea di lui e quindi di sviluppare una conoscenza un po' più diretta, un po' meno mediata e un po' meno magari basata sugli stereotipi o sulla lontananza, sull'idea loro sono magistrati che facciano la loro lotta. È chiaro che noi siamo dalla loro parte, però che facciano la loro lotta, no? Come diceva Paolo Borsellino, non è la loro lotta, è la nostra lotta, altrimenti è anche inutile cominciare a farlo. Perfetto. Il libro propone degli estratti della sentenza di addio a Pizzo Quater, che è stata la sentenza che ha emesso Mario Conte, il giudice di cui stavamo parlando prima. Se ci puoi spiegare su cosa verteva tale processo e soprattutto il perché di questo nome al processo, che da quello che ho letto io nel libro è molto carina questa cosa qua. Il processo è stato definito in primo grado da Mario Conte perché giusto appunto gli imputati da lui giudicati hanno richiesto quello che si chiama rito abbreviato e quindi il rito abbreviato viene definito dal giudice dell'udienza preliminare che in quel caso diventa giudice a tutti gli effetti. Tra parentesi, un processo che è arrivato in appello la settimana scorsa e in appello è stata confermata sostanzialmente nella stragrande maggioranza dei casi l'impianto della sentenza di primo grado. È un processo in cui si parla più che altro di estorsioni e di pizzo. Si chiama Dio Pizzo, probabilmente qualcuno ha sentito già questo nome, Dio Pizzo tutto attaccato, è il nome di un'associazione di giovani di Palermo che una bella mattina, veramente una bella mattina, ha riempito Palermo di adesivi con la scritta «Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità». Questi adesivi sono piovuti dal nulla, senza alcun preavviso sulla città di Palermo, che era letteralmente tappezzata, e tanto sono stati sconvolgenti che per ore si è pensato nei gabinetti, in prefettura, alla polizia, al palazzo di giustizia, che addirittura fosse una sottile opera provocatoria da parte di Cosa Nostra. Poi invece queste persone sono venute allo scoperto e hanno detto chi erano. Erano dei ragazzi che hanno deciso di aprire un pub, un locale simile a questo, e che ovviamente nel momento in cui hanno deciso di aprire un pub si sono visti proporre come un costo di esercizio, come l'avviamento, come acquisire le scorte di bevande, come prendere del personale,
nella lista dei costi di esercizio c'era anche il pizzo, e loro hanno pensato di combattere in questa maniera il pizzo, cosa che ha avuto un'evoluzione tale per cui a questa associazione si sono iscritti tantissimi esercenti, e questa associazione nel processo di Pizzo Quater è una delle associazioni anti-racket che si è costituita parte civile e che si è vista riconoscere una somma a titolo di provvisionale, perché sono stati condannati delle persone che sono state condannate anche a risarcire le associazioni anti-racket in quanto aventi diritto a un indennizzo all'interno di questo processo. Come potete immaginare, in una città che aveva letteralmente lasciato morire Libero Grassi qualche vent'anni prima, dicendo no, ma il pizzo non esiste, il pizzo non è un problema, a noi non risulta quello che risulta Libero Grassi, è un cambiamento piuttosto epocale, sia il fatto che ci sia l'associazione che soprattutto il fatto che l'associazione si costituisca parte civile e si veda riconoscere da un collegio giudicante una provvisionale. Quindi questi sette pazzi qualcosa sono riusciti a combinare, forse si può fare, era quella la provocazione. Fammi dire una cosa, se i sette pazzi fossero rimasti sette pazzi probabilmente non avrebbero raggiunto niente, certo. O nella peggiore delle ipotesi avrebbero raggiunto purtroppo la sorte di Libero Grassi o similare. Quando i sette pazzi diventano 70, quando magari vicino ai 70 o 700 pazzi si schiera Confindustria Sicilia che sancisce ufficialmente che è causa di espulsione da Confindustria il pagare il pizzo, e magari poi dimostra anche con i fatti che queste non sono solo parole, allora si può fare qualcosa. Mario racconta sempre in questi casi che uno dei pentiti che è rimasto attaccato a questo processo gli ha raccontato che Cosa Nostra a un certo punto ha smesso di andare dai negozianti associati ad Addio Pizzo con la motivazione lì c'è troppo scruscio, che in siciliano significa troppo rumore, ovvero sia la Cosa Nostra di oggi, come probabilmente vi siete accorti, tende a fare meno scruscio. Questo non significa naturalmente che non esista, anzi, tanto esiste che arriva qui vicino, o qui, o a casa mia, o a casa nostra, che abitiamo a centinaia o migliaia di chilometri da Palermo o dalla Sicilia. Però l'idea è l'unione fa la forza e l'isolamento purtroppo fa Libero Grassi. Allora, hai parlato di enti, comunque rapporti con lo Stato. Il problema fondamentale è che io leggendo mi ponevo, ma quando lo Stato o comunque la politica, e qui ci metto anche una domanda, ti chiedo qual è il tuo rapporto poi con la politica, se hai voglia di parlarne, cioè quando ci si accorge che tipo Cuffaro lo Stato che ti dovrebbe proteggere è la mafia, condannato a, non mi ricordo recentemente, sette anni, vabbè non ricordo, in via definitiva, mi fanno bene sette e mezzo. Cioè, come si può fare? Come ci si deve comportare? Qua ovviamente potremmo stare a parlare per ore e ore. Qui a me, io non ho nessun problema a dirvi delle cose, ma queste naturalmente le voglio più che altro condividere con la vostra di esperienza, con la vostra di opinione. Io vi dico che una cosa che mi ha trovato molto vicino a Mario, tanto da arrivare alla decisione di scrivere un libro che era nato solo come un commento alla sentenza di Pizzo Quater, poi quando abbiamo cominciato a scriverlo ha preso quest'altra piega. Una cosa che mi ha trovato molto vicino a lui è il cercare di rimarcare, e lo so che è una cosa che sembra solo retorica, che sembra vuota, che non sembra utile, però poi le opinioni sono opinioni, la nostra è questa, che pensare allo Stato semplicemente come un'entità fatta di X Cuffaro o X persone appartenenti alla zona grigia o X galantuomini che fanno di mestiere lo Stato rischia di essere, indipendentemente da come lo vogliamo vedere, una prospettiva limitante. Se diciamo che lo Stato siamo noi, che lo Stato siamo i cittadini, se si potesse dire, quello che diciamo noi, che è quello che dite voi, e allora siamo perfettamente d'accordo, allora quello che fa Cuffaro va conosciuto, va analizzato con grande attenzione, va studiato con enorme rigore, non deve
permetterci di pensare che si tratti solo di un problema di X Cuffaro e X affiliati a Cosa Nostra che agiscono su un tessuto connettivo completamente sano, perché questo non sarebbe possibile anche a livello logico. Allora si potrebbe provare a ribaltare la cosa e dire: io voglio cercare di essere cittadino nel senso più pieno del termine. E per me, non so se vi do un dolore o se dico qualcosa con cui non sarete probabilmente d'accordo, ma perché per me questo non significa automaticamente dovermi schierare all'interno della politica tradizionale, dove il concetto di politica tradizionale poi andrebbe assolutamente specificato, ma prima della politica tradizionale o non tradizionale c'è l'essere cittadini in una certa maniera. L'essere cittadini in una certa maniera significa, secondo me, essere rigorosi. Faccio un esempio perché mi è venuto in mente mentre parlavi tu. Cuffaro, con sentenza passata in giudicata, è stato giudicato un favoreggiatore esterno di Cosa Nostra, una cosa di una gravità incredibile. Ovviamente presidente della regione, uomo che ha gestito per anni un potere anche a livello nazionale, come ben sappiamo, elevatissimo. Mario Conte, guarda caso, si è trovato a dover giudicare Cuffaro per un'altra questione, forse avete letto magari anche di questo, perché Cuffaro ha assunto, quando era alla regione, un numero di giornalisti elevatissimo, ha assunto mi sembra 20 giornalisti, facendoli tutti entrare in regione con il ruolo di caporedattore. Adesso io non ho mai parlato dello specifico del processo, perché ovviamente non mi sembra che Mario sia una persona seria e quindi non parla neanche con gli amici dello specifico del processo. Però se io non conoscessi Mario potrei fare l'equazione: Cuffaro è un favoreggiatore esterno con sentenza passata in giudicato, com'è che lui non lo ha rinviato a giudizio per la questione dei caporedattori? E chi più di me, conoscendo la professione giornalistica, sa quanta gente fatichi o fa 30 anni di precariato per diventare eventualmente redattore dopo 30 anni, altro che entrare direttamente da caporedattore. Spero, credo, immagino, perché le regole gli hanno detto di non rinviarlo a giudizio. Le regole sono sopra la nostra convinzione, sopra un facile 2 più 2 più 2. Se noi mettiamo le regole lì e se noi siamo cittadini secondo quelle regole, io penso e credo che possiamo levare il tessuto, possiamo cambiare quel tessuto connettivo, e sopra quel tessuto connettivo poi la forza dello Stato, anche solo a livello militare, rispetto alla forza della criminalità organizzata, ovviamente sarebbe vincente. Dopo tutto questo discorso, secondo te le coscienze civiche che abbiamo noi odierne non sono un fattore che favoriscono questo tipo di infiltrazioni, comunque, cioè questa sorta di essere cittadini, come dicevi tu, attivi? Noi, giustamente, dici, hai detto tu prima, magari dirò una cosa che non vi farà piacere. Noi ci siamo resi conto che purtroppo bisognava scendere, tra virgolette, a compromessi con la politica, cioè entrarci dentro per farci sentire. E il Movimento 5 Stelle, appunto, si pone questo di obiettivo, perché con le esperienze magari che avevamo avuto prima, manifestazioni, viene dal meetup, cioè una cosa molto, abbiamo sentito che nessuno ci ascoltava. E quindi la mia domanda è, cioè, con le coscienze civiche che ci sono adesso, non è che si favoriscono questo tipo di mafie? Cioè le persone non si impegnano? Cioè che cosa dovrebbero fare queste, cioè, le persone per impegnarsi verso questo tipo di problematiche? Guarda, tu sei stato costretto per fare questa presentazione, immagino, a leggere il libro, spero per te, non tutto. No, tutto. Tutto, allora veramente una pena tremenda. Per lui che l'ha letto, lui sa che ci sono spesso delle citazioni infratestuali, cioè delle cose prese da libri, da canzoni, da articoli, da dichiarazioni, per cercare di far ricordare alcuni concetti in questa maniera, un tentativo di essere il più divulgativo possibile, diciamo così. La prima di queste citazioni è la citazione di Rita Atria,
Quanti di voi sanno chi è Rita Atria? Non è malvagio non saperlo, neanche minimamente. No, perché se tutti avessero detto lo sappiamo, saltavo la spiegazione. Rita Atria è una ragazza di 17 anni che si è suicidata pochi giorni dopo la strage di Via D'Amelio, la strage Borsellino, perché era una testimone di giustizia, ovvero sia figlia di mafiosi, sorella di mafiosi, cugina di mafiosi, nipote di mafiosi, e aveva deciso di rompere con il suo ambiente. Ovviamente all'epoca, nel 92, non c'era ancora neanche la figura tratteggiata del testimone di giustizia. Paolo Borsellino l'aveva presa in virtù del suo carisma, fatta trasferire a Roma, messa sotto protezione e gestiva questa delicatissima collaborazione che ha portato addirittura, tanto per spiegarvi di che cosa stiamo parlando, sua madre ad andare con un martello sulla tomba e mandare in pezzi la lapide per marcare anche dopo il suicidio di Rita la lontananza dalla famiglia da Rita Atria, ovvero sia la famiglia mafiosa è molto più importante della famiglia di sangue. Una madre che va col martello a spaccare la lapide della figlia che si è suicidata. Per tornare alla citazione di Rita Atria è: noi dobbiamo battere innanzitutto la mafia che è dentro di noi. È chiaro che se lo dico io non vuol dire niente, se lo dice lei, secondo me ha un certo tipo di valore per quello che è successo, per la sua storia, eccetera, eccetera. Allora io non sto dicendo, è ovvio che è un grossissimo, per me personalmente è un grossissimo dilemma se stare fuori dalla politica o se stare dentro la politica, sicuramente è un grossissimo dilemma. Quando io dicevo spero di non darvi un dispiacere, intendo dire spero che sia rispettabile anche la scelta di stare fuori, non come assenza di impegno, ma come attenzione a questo tipo di valore, a cercare di battere nelle piccole cose, nelle medie cose, nelle grandi cose, ma nelle cose quotidiane sul mio lavoro, che certo non è influenzato direttamente da Cosa Nostra, ma il metodo mafioso è un metodo che infila le sue radici in tante cose che tutti noi facciamo tutti i giorni. È ovvio che poi l'importanza della politica, l'importanza della zona grigia è straordinaria nel rapporto con la mafia, ma quello che sto dicendo io è: se noi fossimo capaci di essere intanto dei cittadini diversi, intanto degli uomini diversi, forse questo non è un concetto politico, non è un concetto soprattutto politico. Cioè è ovvio che questo concetto secondo me è declinato alla perfezione da Peppino impastato, democrazia proletaria, sinistra estrema, in anni difficili di contiguità con il terrorismo e con problemi di un certo tipo, e da Giorgio Ambrosoli, avvocato della borghesia milanese, monarchico, e da Paolo Borsellino, vicino a posizioni rautiane del movimento sociale a livello politico. Però che Borsellino e impastato non fossero la stessa cosa è impossibile dirlo. E allora è questo il mio, non certo diffidare della politica in quanto tale, ma pensare che il primo problema da risolvere è mettere in fila dei Borsellino, degli Impastato, degli Ambrosoli, dei Fioribello, dei Tranquillo, d'accordo su una cosa. Poi andiamo a fare la politica, perché se non abbiamo questo non ci arriviamo. E chiudiamo. Possiamo dire quindi che il libro, facendo questo giochino di parole, visto che si chiama I 10 passi, potrebbe essere un primo passo verso la legalità? Cioè, per chi lo legge, cosa consigli? No, devo dire che la grande soddisfazione che abbiamo avuto è in ognuna delle presentazioni, delle occasioni in cui abbiamo parlato con gente che non conoscevamo, o comunque con gente che aveva letto il libro, sentire e dire: sarebbe un libro da consigliare agli studenti, ai giovani, ai ragazzi. Questo sicuramente mi fa molto piacere e sicuramente è un riconoscimento del lavoro eccellente, secondo me, che ha fatto Mario, perché io ho fatto solo le domande e quindi era facile. Lui nelle risposte ha messo la sua esperienza, è uno dei tanti giudici palermitani che vanno abitualmente nelle scuole,
che usano il loro tempo libero nelle scuole per andare a parlare con i ragazzi, quindi è riuscito facilmente, essendo anche padre di figli piccoli come sono io, a cercare di immaginare i nostri figli mentre scriveva, cercando di trasmettergli non solo e non tanto delle cose da fare e neppure solamente delle cose da sapere. Le cose da fare le dovranno decidere per i fatti loro, le cose da sapere comunque sono troppe, perché si poteva scrivere un libro di 2300 pagine, non solo di 230, però l'idea che non si debba e non si possa per esempio parlare di mafia senza avere chiare determinate specifiche, senza avere chiare determinate cose. Io, avendo avuto questa semifolgorazione del 92 e avendo cominciato a seguire compulsivamente, come nel mio carattere la cosa, io sento molte volte, onestamente, anche persone, dico giornalisti per fare la prima fotografia, perché ovviamente sono molto vicino emotivamente alla professione, io sento giornalisti che non hanno delle basi a livello oggettivo, a livello di fatti, per poter inquadrare questo fenomeno, che fanno degli strafalcioni a livello temporale, a livello oggettivo, collegando cose che non sono collegabili. Penso che il tema dell'informazione, della sua oggettività, che ovviamente non esiste in astratto, però tra l'oggettività che non esiste e questo guazzabuglio in cui ognuno butta dentro quello che gli pare, sia un tema che noi abbiamo provato a sviluppare, sia un tema che immagino attraversi anche le vostre vite, anche se non fate i giornalisti, o anche quelle di chi non fa il giornalista. Quindi l'idea è stata non quello di dare uno strumento per dire adesso ne so di più della mafia, meno che mai adesso mi devo comportare come dice Mario Conte, che comunque è un esempio a differenza del mio, che sono solo un collaboratore, però la speranza è che ci sia una persona che ha letto il libro, che chiude il libro e apre un altro libro, e apre un sito internet, e va a cercare di parlare con il giudice di La Spezia, che magari conosce o per altri motivi, e cerca di farsi una sua idea, non certo l'idea di Fredo Tranquilla, neanche quella di Mario Conte, ma una sua idea basata però su dei parametri di un certo tipo, perché se noi pensiamo, e io sono un operatore dell'informazione, quindi colpevole in primo luogo, a quanti bigini noi prendiamo così acriticamente, a me vengono i brividi, anche magari su questioni insignificanti come lo sport, però ugualmente noi ci accontentiamo del bigino. Io credo che sia molto politico non accontentarsi del bigino, molto rivoluzionario, se posso dire. Giustamente. Se avete qualche domanda...